questi giorni i nostri concittadini subiscono sui treni italiani che vanno verso il sud. È assurdo che un treno che arriva da Lecce non viene nemmeno svuotato o pulito, e lì sopra, nella melma, negli avanzi, nelle schifezze varie e anche come nelle rimesse di stomaco che succede di questo periodo, si rimettono altri cittadini che da Roma ritornano verso il sud. E questo è il sud ed è l'Italia che bisogna cambiare. Velocemente, in 5 minuti si viaggia da Milano verso Roma, solo 3 viaggi portano gli altri italiani da Roma verso Lecce. Questa è la cosa più odiosa che noi, caro Ministro, questa mattina denunziamo. Grazie, deputato Cera. E adesso la parola alla deputata Roberta Oliaro. Prego. Grazie, signora Presidente. Signor Ministro, alla base di questa tragedia ancora una volta sembra esserci un errore umano. Infatti, in questa tratta, quella tra Bari e Barletta, dove si è verificato l'incidente di ieri, ancora oggi non sono stati installati i sistemi di controllo elettronico della marcia del treno ed è tutto affidato a messaggi telefonici e ad abilità dei ferrovieri. I dispositivi di sicurezza, le moderne tecnologie di blocco automatico esistono, ma su quella linea, come su molte altre in Italia, ancora non danno la copertura totale. Quindi un buco tecnologico, malgrado in Puglia vi siano stati e ancora siano in corso importanti investimenti sulla rete ferroviaria, grazie all'impiego dei fondi comunitari. Infatti, già dal 2012 erano stati assegnati fondi per l'ammodernamento di quella tratta, ma per lungaggini burocratiche e problematiche autorizzative, che purtroppo è una costante per i lavori pubblici in Italia, i lavori di ammodernamento e messa in sicurezza non ci sono mai stati. I termini con i quali si è verificata questa tragedia contrastano tuttavia con l'impegno dell'operatore ferroviario con contratto di servizio con la Regione Puglia, la società Ferrotramviaria, che ha posto in essere in questi ultimi anni per efficientare i collegamenti ferroviari e con la realizzazione di importanti collegamenti tra Bari, l'aeroporto e i comuni di Ruvo, Andria, Corato e Barletta. Con onestà intellettuale dobbiamo dirci che c'è anche una responsabilità politica che ci arriva dal passato, che è stata incapace di concepire un disegno strategico complessivo per il trasporto ferroviario locale integrato con la rete nazionale. Il trasporto locale ha una funzione sociale importante che non può essere oggetto solo di tagli. In questi anni gli investimenti si sono concentrati principalmente sull'alta velocità ed oggi l'Italia in quella modalità di trasporto è allineata con gli standard europei. Ma ci si è dimenticati di un diritto democratico, come lei ha definito, signor Ministro, della mobilità dei pendolari, di chi il treno lo prende ogni giorno per raggiungere il lavoro, lo studio, i capoluoghi e le proprie famiglie. Questa tragedia colpisce la Puglia, ma ci impone la necessità di una riflessione sullo stato di sicurezza e di efficienza delle reti ferroviarie regionali nella sua totalità e soprattutto al Sud. Questa necessità noi pensiamo che non si debba tradurre in polemiche, ma debba portare ad una determinata azione preliminare di verifica, monitoraggio e controllo sull'esistente, con tutti i conseguenti interventi di adeguamento che devono avvenire in tempi brevi e certi, e soprattutto con la messa in disponibilità di tutte le necessarie risorse economiche e che trasformino le parole e la commozione odierna in fatti reali, impedendo nuove tragedie e che si debbano piangere nuovi morti. Devo apprezzare, signor Ministro, e do atto dell'impegno che il suo Ministero sta mettendo in atto, perché effettivamente sono state fatte azioni, sono stati destinati investimenti sul tema del trasporto pubblico locale.
quindi devo prendere atto e dare atto della messa a disposizione delle risorse e delle strategie per garantire efficienza e sicurezza. Questo è un impegno che dobbiamo prenderci tutti noi e dobbiamo assumere per onorare la memoria delle vittime che oggi piangiamo e vogliamo, approfitto del momento, unirmi al dolore delle famiglie e all'intera comunità pugliese. Grazie. La ringrazio, deputata. Adesso do la parola al deputato Angelo Attaguile. Prego. Signor Ministro, non trovo le parole come contraddirla. Io sono molto preoccupato, dispiaciuto, amareggiato, come uomo del Sud. Io ho avuto l'opportunità, il piacere, la fortuna di conoscere i pugliesi perché nel mio mandato parlamentare mi occupo anche della Puglia. E so quali sono le difficoltà, specialmente in quella tratta maledetta che oggi vede 27 morti